tra il 1859 e il 1861, l'esploratore Giovanni Miani, nato a Rovigo ma veneziano ad adozione, condusse due distinte spedizioni alla ricerca delle sorgenti del Nilo, allora avvolte nel mistero. Le spedizioni si conclusero con un nulla di fatto, complice una buona dose di sfortuna, ma permisero all'esploratore di essere il primo europeo a spingersi così a sud nel continente africano, risalendo il fiume. Oggi il Museo di Storia Naturale di Venezia mostra una buona parte dei 1800 oggetti raccolti dall'esploratore in una sala a lui dedicata, peraltro esposti nella stessa maniera in cui Miani stesso avrebbe voluto mostrarli, grazie a un suo disegno. Strumenti, armi, oggetti e la mummia di una sacerdotessa che per decenni i veneziani ritennero essere quella di un pigmeo, di uno dei pigmei, coi quali Miani si accompagnò nell'ultimo periodo della sua vita. Ma la biblioteca del museo conserva un altro tesoro, le trascrizioni dei diari di Miani effettuate di sua stessa mano, che raccontano le avventure che visse in Africa e che saranno esposte straordinariamente nel corso del 2022, nel 150enario della sua morte. Una occasione imperdibile per gli amanti dell'avventura e delle esplorazioni, un viaggio alla scoperta di un esploratore.